Questo qua, questo emoji qua, indovinate quando lo usate? Questa casa col cuore, chiediamo a Kumiko. Gian 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 gian. Bene, siamo con Kumiko all'aeroporto. Nande? Very genki na Kumiko. Ciao ragazzi, Seba e Kumiko desu. Bene, oggi ho la telecamera in mano perché mi sono dimenticato lo stabilizzatore. In questo video volevo spiegarvi una cosa importante e per questo ho chiamato una giapponese. Attivate i sottotitoli. Non jindake. Hai. Sì, dice che è giapponese, quindi ci fidiamo. Giapponese. Oggi volevo fare un video sugli emoji. E voi dite, la parola emoji è una parola che usiamo spesso anche noi in Italia, ma dovete sapere che la parola emoji è nihongo. È una parola giapponese, infatti è formata dalla parola e, che vorrebbe dire immagine, e moji, che vuol dire lettera. Quindi lettera, immagine. Vi sarete sicuramente chiesti come mai ci sono così tanti caratteri che vengono proprio dal giapponese. Tipo, ci sono tante scritte in giapponese in questi emoji. Gli emoji arrivano dai vecchi cellulari giapponesi. Ok, perché dovete sapere che la parola emoji c'è da tanto tempo. Una volta si usavano un po' come facevamo noi, che mettevamo i due puntini e la parentesi. Però in Giappone erano, diciamo, un pochino più creativi una volta, finché poi hanno iniziato a mettere questi emoji, che sono stati praticamente traslati sui cellulari anche all'estero. Quindi si sono un po', li hanno un pochettino presi dal Giappone, infatti il nome è rimasto emoji. Ma oggi ho deciso per voi di spiegarvi che cosa vogliono dire alcuni degli emoji che avrete visto sicuramente nel vostro cellulare, perché me l'avete chiesto e perché è una cosa utile. Dai, iniziamo subito. Adesso iniziamo con il primo emoji. Ditemi se sapete cosa vuol dire. Questo è il primo. Kore wa aru という意味です。Aru te imi. Aru wa koko ni okashi ga aru. Ah, per esempio se c'è una cosa mettete aru, che vorrebbe dire che c'è. Per esempio qui c'è la stanza fumatori, userete questo per dire che c'è. Mettete questo. ATM ga aru. Ah, o magari anche per l'ATM. Sapete dove si preleva per il bancomat, potete usare quel kanji se c'è un ATM. Praticamente questo lo userete se volete dire che c'è qualcosa. Se invece volete dire che non c'è qualcosa, che carattere e che emoji useremo? Nakattara nashi no. Se non c'è, metterete il nashi. Kanji ga arimasu. Sì, c'è lo stesso kanji che vuol dire di no, praticamente. Questo qua sarebbe il carattere di lunedì, getsuyobi, oppure di luna. Tsuki ni ikkai nani ka ga aru toka. Ah, e anche il carattere di mese, non ci ho pensato. Quindi magari questo lo potete usare per dire magari tsuki ni, una volta al mese. Usate questo carattere, mettete un 1 davanti e poi mettete tsuki. Ah, vedete che c'è soltanto per quelli mensili, cioè per il mese, ma non c'è il giorno. E mi ha detto Kumiko che è perché lo usano soprattutto per i pagamenti, tipo quando devi pagare una cosa una volta al mese, quindi si scrivono tsuki, tsuki. E si usa questo carattere qui. Questo sarebbe il mo di Moshikomi, che sarebbe fare una domanda per un'applicazione. Questo si usa quando volete dire che partecipate a qualcosa, praticamente userete questo carattere. Il prossimo si usa tantissimo, che è wari. Wari. Che sarebbe quello di waribashi. Waribashi janai. Scherzavo. Quello di waribiki, che sarebbe sconto. Quindi questo si usa per gli sconti. Lo vedrete spessissimo questo carattere. Questo non ne ho idea. Questo è il carattere di sa. Perché? Sa. Te nande emoji aru? Service no. Ah, sarebbe il carattere per dire service. C'è qualcosa di gratuito. Per esempio coffee service shimasu. Metterete magari l'emoji del caffè e poi quella del sabi, che sarebbe service, servizio gratuito. Ragazzi, c'ho il braccio che mi sta per cadere, ma è un buone che facciamo un po' di fitness. Il prossimo è sasu. Sasu sarebbe il carattere. Ah, Ariana Grande da tu stai azzo. Ah, sì, questo è uno dei tre caratteri meravigliosi che si è tatuata Ariana Grande. Questo vuol dire dito, ma vuol anche dire sas. Sas. Quindi これは指定席とかの. Ah, ok, questo praticamente sarebbe indicare, però questo si usa praticamente magari per i sedili del treno, per dire che questi sono riservati, vorrebbe dire si usa per i posti riservati. Anata. Anata, sì, secchi. Quello yaccio da me, diciamo, Mari Nihonde. Yaccio da me. Non fatelo però in Giappone, fate sempre così. Come andrà? So, ok. Ragazzi, attivate i sottotitoli, perché spesso mi dite che non metto i sottotitoli. Li metto, è che dovete attivarli qui da qualche parte. Follettine e follettine, state attenti. Il prossimo è Eigyo no e, che vorrebbe dire che ci sono lavori in corsi o si è al lavoro. Eigyo. Eigyo. Shitemasu.
とか、あと営業時間。あ、OK、magari questo si usa quando ti vogliono dire gli orari di lavoro, mettono questo E, questa emoji dell'EI, poi ti mettono gli orari. Il prossimo è KIN? KIN. KIN, questo lo uso tantissimo anch'io, il KIN vuol dire che è qualcosa di proibito. Kinshi. Kinshi. Kinshi, qualcosa di proibito, quindi questo se c'è una cosa che non volete fare. Oppure potete mettere, che ve l'ho detto anche nel video dei gesti, il batsu. Batsu ste? Batsu. E questo invece se volete dire qualcosa okay. di ok. Se non l'avete visto andatevi a vedere il video dei gesti che ve l'ho spiegato. Comunque sono sicuro che molti di voi l'hanno già visto. Andiamo avanti con il prossimo. Il prossimo è ku. Ku, ku, ku no ku. Ku vorrebbe dire tipo il bagno, quando è libero ti mettono questo. Hai tenuto qui? Hai temas. Sì, e invece questo è il man, magari per i parking とか? So, so. E a to dopo isuka? Toire? Toire mo usukashi, heya to ka. Ah, anche per le stanze dell'hotel, per il bagno. Questi sono usatissimi, li vedrete spesso. Andiamo avanti con il prossimo, che è questo. Kore kekko tsukau? Kore? Shoku. Shoku. E wow, questo sarebbe celebration, celebrare. Questo si usa magari per i compleanni e così, per dire che c'è una celebrazione, capito così. E questo himitsu, anche questo lo uso tantissimo se tipo volete dire qualcosa di segreto. Questo è himitsu, che vorrebbe dire segreto in giapponese. Questo è un altro emoji che molti di voi non hanno idea di che cosa sia. Questa sarebbe una specie di foglia giovane. E quale dopo tsukau? Hajimete menkyo o totta hito ga 1 nen kan dake tsukemasu. Ah, ok. E questo praticamente lo si mette sulle macchine per le persone che hanno appena preso la patente. Questo praticamente per i neopatentati il primo anno devono mettere sulla macchina. E questo lo si usa per dire che si è dei principianti a qualcosa. Questo invece è quello per il riciclaggio, magari l'avete visto. Non so se si usa anche da noi, comunque questo vuol dire riciclaggio. Questo qua, questo emoji qua, indovinate quando lo usate. Questa casa col cuore, chiediamo a Kumiko. Koritsu tsukau? Kumiko non lo sa. È per la casa? Io lo so che cos'è, però faccio finta di non saperlo, quanto sono stronza. Che cos'è? Doimi? Lavorabuna couple ga iku tokoro. Questo viene usato per i love hotel. È bello che c'è un carattere per l'hotel e c'è anche un carattere per il love hotel. Cioè a me sembra bellissimo. Poi c'è questo che non so se l'avete visto. Questo sarebbe il carattere di ase, che vorrebbe dire sudore. Quando magari dovete fare qualcosa che è troppo insomma è molto impegnativo, siete un po' di corsa, potete usare sia questo che anche questo in realtà. Questo lo potete usare in giapponese in due modi. Quando fate una cosa, un errore, dite ah sui una semita e una mazzicata tocchi. Demo sore wa ippai aru yatsu no ga tsukau kana. Ah, hontou ni. Però mi ha detto che si usa di più quello del sudore in realtà, invece che la droppa unica. Io questo devo dire che l'ho usato un po' sbagliato. Poi c'è questo che magari l'avrete visto, il 100, kore 100 te doimi. 100. 100 wa 100 ten, ma 100 ten. Praticamente se usano questo vuol dire che avete fatto un compito tutto giusto. Infatti la maggior parte delle prove in Giappone hanno 100 punti e se vi danno 100, il 100 vuol dire che avete fatto tutto giusto. E a questo potrebbero anche aggiungerci degli insegnanti un fiore attorno. Sarebbe un fiore di sakura che lo mettono quando fate un compito veramente veramente giusto. Un altro che vi voglio insegnare è questo, che se siete stati in Giappone sono sicuro che sapete cos'è. Se non ci siete stati è ufficio postale. Ufficio postale. È l'ufficio postale, quindi lo sapete. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Vi raccomando, andatevi a iscrivere all'Instagram di Kumiko e passate anche per il mio. Ditemi se vi piacciono questi video un po' insomma fatti così alla mano. Lo sto realmente facendo con la mano, e in cui vi parlo di cultura giapponese. Questo video veramente me l'avete consigliato voi, spero vi sia piaciuto. Un abbraccione da Seba e Kumiko e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Sai koto aru? Nihon ni kite ne! Venite in Giappone! Bene ragazzi, ci facciamo questa cenetta adesso che ci siamo fatti il video per voi. Douzo, siamo in aeroporto aspettando Mangaka. E quale tottero? Un tottero. Hi, Oshibori. Oshibori. Ine. Ichiban oishii yatsu taberu nda. Oh. Kirei ni tabete hoshikatta. Ma ikka. Hi. Buon appetito. Buon appetito. Buono? Io mi mangio questo pezzo di taco. Buono? Tu? Oishii desu. Honto? Omoshiroi hanashi aru no? Kino no waribashi dou deshita ka? Kusakatta desu. Ok. Allora, Kumiko voleva dirvi che le
bacchette causato ieri puzzavano. Che mangiata, ragazzi! Vabbè, adesso mi sa che è arrivato mangaka, quindi andiamo a prenderlo.